Salve a tutti quanti ragazzi e benvenuti in questo quinto episodio di Amnesia. Intanto io c'ho qualcosa che mi si è ingarbugliato nel piede. Quindi, ok? Vabbè, sì. Dovevamo andare qui? Sì. Questa porta di merda. Di nuovo al bagno! Scusate, pighe! Tiro la catena. Non si può mai tirare la catena. Perché? Cesso? Tutto incatenato questo bagno. Quadri completamente assurdi. Ah, di nuovo fuori. Altra lettera. Sfruttiamo le scoperte più avanzate della chimica, integrando i mangimi con piccole quantità di derivati del laudano che sottomettono il prodotto ancora prima dell'inizio della lavorazione. Quando li trasciniamo dai recinti alla catena, questo li rende meno inclini al panico e quindi a danneggiare i componenti della macchina, gli altri prodotti o se stessi. Questa sezione del nastro è inguinata con gomma e ben illuminata in modo da sostenere il morale. Abbiamo anche scoperto che, collocando ad arte grammofoni e tubi di amplificazione acustica lungo la catena, possiamo usare la musica per calmare ulteriormente il prodotto. Debussy pare particolarmente efficace a tale scopo. Thank you very much. Ecco, e ritorniamo in una cazzo di stanza terrificante. Attenzione, pompe di rifornimento, prodotti chimici volatili in uso, materiali altamente corrosivi, indossare la protezione. Leggere attentamente questo foglio istruttivo, non somministrare ai ragazzini di 18 anni potrebbe causare permanenti problemi alle emorroidi. Grazie a tutti. Ok. Eccola i pigli. Cioè, io voglio dire. Voglio dire. Cioè, voglio dire. Cioè, voi state scherzando, spero. Vai, Peggy! Ciao, Peggy! E beh, volevano fare una storia inquietante sui pigli. E l'hanno fatta, finalmente. Attenzione, pompe di rifornimento, prodotti che mi in uso. Ok, l'abbiamo già sentito. Oh cazzo, che salto, che picco che ho fatto. Peghe, tu ne sai qualcosa, ma non mi vuoi dire niente. Bravo. Continua così. Stiamo andando fuori strada. Cioè, stiamo andando... Lettera. Immagina, dicono, una macchina che un giorno penserà come un uomo, come se fosse un bene. Lì si potrebbe quasi vantare di aver creato un uomo che si riproduce come un maiale, uomini e donne a quattro zampe, spensieratamente in calore, che eiaculano le loro luride piccole missive per le strade, o missive, vabbè. Le perdite dei loro amplessi che si riversano liberamente per vicoli e canali, l'aria densa di lussuriosi lamenti. I corpi striati delle loro stesse missioni abbiano creato un mondo dove l'uomo è così svilito da schizzare il proprio seme sui passanti. Eppure questa è la condizione a cui aspirava Babbage. No,
No, questa non è la macchina che cerchiamo. Un'entità come quella dovrebbe essere niente meno che una divinità. E poi cadremmo in ginocchio per venerarla. Noi non scolpiremo noi non scolpiremo dei per litigare e fornicare. Loro esisteranno per purificare il mondo e renderci liberi. Io ripudio Babbage, come ripudio questi uomini di governo. Lasciamo che i porci copulino nei canali di scolo finché possono, perché presto li raccoglieremo e faciliteremo le loro ascensione. Ci metto enfasi sulle cose, ragazzi, cioè francamente mi sembra che sto schizzando emozioni da tutti i lati. Ok. Siamo in città. Il senso che ha. Locali riservati al personale autorizzato. Rivolgersi al guardiano per informazioni. Io sono entrato senza aver chiesto informazioni, però sono entrato comunque. Cosa? Oh. Questo sarà quello nuovo? Questo? No, ma è questo. Promemoria. Questa chiesa è collegata all'impianto. Che strano, comunque si propone come un'altra via d'accesso al cuore dell'impianto, visto le porte sbarrate attorno alla stazione di rifornimento. Peccato solo che quel camion che mi blocca la strada, è come se il sabotatore sapesse che avrei considerato questo ingresso alternativo. Sì. Come on, papa. Let's climb this one. Dai papà, arrampichiamoci di qua, vedo altre figure. Non ho capito di dove cazzo stai dicendo. Questo contenitore sembra corrispondere alla pompa di carburante che ho visto ieri, di certo emana lo stesso fetore. Non voglio pensare a quanto ho visto passarvi accanto nella gabbia, né guarderò ancora nella stanza di quella macchina oscura. Devo occuparmi di qualcosa di immediato che potrebbe darmi l'accesso a Sin Tuscan. Ok. Che palle.
Ok. Sì, ma dove hanno detto i bambini che si poteva arrampicare? Si può entrare. Come diavolo facciamo a rispettare la loro tabella di marcia del cavolo se ancora le dotazioni di base semplicemente non funzionano? Quei nuovi autocarri schifosi non coprono nemmeno un decimo della distanza del mio vecchio ronzino, che già hanno esaurito quella loro benzina puzzolente. Il capo squadra dice che non c'è problema, che abbiamo un sacco di pompe appena fuori dalla fabbrica. Ma poi sei sempre lì a trascinare quella benedetta tanica dell'autocarro alla pompa, mentre quella del magazzino è di nuovo vuota. Non possiamo girare quella dannata manovella tutto il giorno solo per scoprire che il serbatoio è vuoto. Beh, al diavolo. Per stanotte ne ho abbastanza e me ne vado a letto. Tanto chi ha bisogno di entrare in quel cimitero schifoso? Cioè, tanto chi è che ha bisogno di entrare in quel cimitero schifoso? Harry, se leggi questo ci vediamo al Demon Templar. Per un goccio. Oh cazzo, Piggy col... Mi sono cagato, ho visto il Piggy all'improvviso. Dall'altra parte. Dall'altra parte. Attention, s'il vous plaît. Che si gira? Vuoi entrare? Oh, deve andare qui per forza, eh? Cioè, è uguale a testo. Che palle! Che è quello che c'ho? E dai! Oh, vaffanculo! Ma
Dai! Qualcosa devo farla con questa cosa, eh? Uffa! Mi devo arrampicare da qualche parte. I bambini hanno detto devi arrampicarti, papà. E allora andiamo. Ma dove mi devo arrampicare? Si può aprire, questo non funziona. Che palle! Ta-na-na, na-na-na-na, tan-tan, ta-na-na. Andiamo così. Cioè io non posso andare per un cazzo di picchi. Finalmente. Ecco perché. Dai, dai. Non puoi saltare da nessuna parte.
Porca miseria, vabbè. Ragazzi, per questo video è tutto. Un saluto da Payon Community. Ciao a tutti.